Anch'io ringrazio gli organizzatori di questa giornata, che su un tema molto importante, molto affascinante, strumenti di pensiero, ricerca didattica e nuove strategie per l'insegnamento. L'ho preso molto sul serio il titolo, tant'è che il mio contributo è ricerca didattica e nuove strategie per l'insegnamento. In realtà non parlerò di iniziative proposte dal nostro Dipartimento, dal nostro gruppo di ricerca, ma piuttosto, come dire, dello spirito di queste iniziative, cioè del quadro che incornicia queste iniziative, che però può essere comune anche ad altre, non solo alla matematica. Si parla di ricerca didattica. In realtà la ricerca in didattica di cui credo noi tutti facciamo riferimento alla cosiddetta ricerca didattica disciplinare, cioè la ricerca didattica in matematica, in fisica, in chimica, in italiano, in lingua, eccetera, eccetera. Quindi non una ricerca didattica di tipo generale. Ricerca didattica che è giovane, ma non giovanissima a questo punto, perché per esempio la ricerca in didattica della matematica ha fatto ormai i 40 anni, sia a livello internazionale che nazionale, e a livello nazionale ha avuto un ruolo cruciale PISA, in particolare Giovanni Prodi, che con un'intuizione e una passione incredibile ha pensato, immaginato e poi realizzato i primi progetti di ricerca nazionale di ricerca didattica, progetti di ricerca del CNR, su cui ha coordinato il lavoro di tante sedi in Italia, da cui sono nati nuclei di ricerca didattica italiani che sono ancora attivi sparsi sul nostro territorio. In questi 40 anni, secondo me è interessante notare che, come tutti i settori di ricerca, anche la ricerca didattica, in particolare in matematica perché conosco quella, si è sviluppata, soprattutto si è specializzata, tant'è che ora ci sono tantissimi filoni ed è abbastanza a volte difficile riconoscere in questi filoni l'anima originaria della ricerca in didattica. Nonostante appunto questa specializzazione, nonostante ovviamente le ricerche nelle varie didattiche siano per loro natura specifiche, cioè abbiano delle specificità, sono però accomunate da un punto di partenza, appunto da una cornice direi, che condividono lo stesso modello di apprendimento, che ha moltissime implicazioni. Volevo sottolineare appunto alcune di queste implicazioni. Naturalmente gli esempi che farò saranno nel campo della didattica e della matematica, perché è quella che più conosco, però sono assolutamente generalizzabili e trasferibili. Il modello che condividono è quello cosiddetto costruttivista, che supera, diciamo, il modello del travaso, che era l'idea che in realtà nella scuola agisce ancora molto, magari implicitamente, ispira ancora molta pratica didattica, cioè l'idea, o se volete l'illusione, che l'allievo sia un contenitore all'inizio vuoto in cui semplicemente travasare delle conoscenze. Allora questo modello non funziona ed è stato appunto superato da questo modello costruttivista, secondo il quale la conoscenza deve essere costruita dal discente, se no non si può parlare di conoscenza. In generale l'individuo è un soggetto attivo, che abbia 6 mesi o che abbia 90 anni, è sempre un soggetto attivo che interpreta l'esperienza. Da questa esperienza costruisce degli schemi con cui affronta l'esperienza futura. In particolare il bambino fin da piccolo costruisce schemi, cioè i nomi che si usano per definire queste cose sono molti, ma costruisce, potremmo dire, delle convinzioni su tutto, in particolare sul mondo degli oggetti fisici, degli organismi viventi, degli esseri umani. E queste convinzioni si strutturano in sistemi organizzati, tant'è che si parla di vere e proprie teorie, naturalmente sono teorie ingenue, e i campi più indagati sono quelli proprio della fisica e dei processi decisionali. Quindi il bambino che arriva non alla scuola elementare ma già alla scuola dell'infanzia, lungi dall'essere un contenitore vuoto, un contenitore pienissimo, solo che è pieno di teorie ingenue, potremmo dire di teorie sbagliate. Allora l'atteggiamento della scuola, del sistema scolastico in genere, di fronte a queste teorie ingenue è semplicemente quello di ignorarle, con la presunzione che, impartendo le conoscenze giuste, quelle buone, le teorie ingenue spariranno e verranno sostituite miracolosamente da quelle giuste. In realtà la ricerca, e ripeto, la ricerca più bella secondo me in questo campo è proprio nel campo della fisica, ci dimostra che non è assolutamente così, che se le nuove conoscenze non riescono a impiantarsi, a scardinare queste teorie ingenue, la mente del bambino che è in ognuno di noi, allora nello stesso individuo, anche esperto, possono coesistere su due binari paralleli conoscenze assolutamente incompatibili fra di loro. E quello che emerge è che in presenza di una situazione di problema, l'individuo, anche esperto, può fare ricorso alle teorie ingenue che ha dentro di sé. Quindi questo già ci suggerisce, diciamo, delle strategie di tipo generali,
Penso ad esempio quando noi universitari all'inizio dell'anno diciamo agli studenti dimenticate tutto quello che avete fatto, no? Questa è chiaramente una, diciamo, un atteggiamento assolutamente in contrasto con quello che ho detto. Nello specifico questo modello costruttivista ha delle implicazioni molto forti, per esempio in contesto scolastico. Quando l'insegnante spiega, per esempio, un argomento qualsiasi in qualsiasi disciplina, l'allievo evidentemente interpreta i messaggi degli insegnanti e li interpreta alla luce delle proprie conoscenze, delle convinzioni che ha già costruito, delle esperienze che ha. E naturalmente può capitare che questa interpretazione sia in qualche modo distorta, cioè sia diversa da quella che l'insegnante vuole o da quella ufficiale scritta sui libri di testo. In questo caso si parla di misconcetti o di misconcezioni, che sono molto diffusi in tutte le discipline. Alcuni sono talmente diffusi da essere conosciuti, ma naturalmente non è possibile immaginare tutti i misconcetti che gli allievi costruiscono. Faccio un esempio. Quello delle altezze di un triangolo, tipico, l'insegnante introduce l'altezza di un triangolo sottolineando il fatto che l'altezza è perpendicolare al lato opposto, quando poi magari propone alla classe un disegno di questo tipo, molti allievi disegnano l'altezza così, cioè la perpendicolarità al lato opposto viene trasformata in verticalità. E d'altra parte, e qui ha una grossa responsabilità l'insegnamento, perché se gli esempi che faccio sono tutti dello stesso tipo e magari li disegno così quei triangoli proprio per evidenziare la perpendicolarità al lato opposto, l'allievo non ha la possibilità di discriminare quelle che sono le proprietà intrinseche del concetto da quelle che sono le proprietà accessorie, diciamo parassite, perché lì l'altezza è sempre non solo perpendicolare al lato opposto ma anche verticale. Qui si parla in didattica matematica in particolare, di modello primitivo, una specie di imprinting, cioè i primi esempi che faccio sono estremamente importanti proprio perché rischiano di costruire queste misconcezioni. Altri esempi, l'uso delle parentesi. Dovendo moltiplicare x più 1 per x più 2, molti allievi scrivono così, cioè non sentono l'esigenza di mettere x più 1 fra parentesi, ma poi eseguono come se le parentesi ci fossero. E siccome poi ottengono il risultato giusto, non c'è verso di fargli capire, fargli percepire che c'è qualcosa di sbagliato. Torna, no? Quindi in questo caso si può dire che l'interpretazione che molti allievi danno, ma quando dico allievi intendo dire anche universitari, danno delle parentesi, è quello di una stenografia personale che serve a loro stessi per indicare delle precedenze, piuttosto che di una convenzione condivisa. Un altro misconcetto molto diffuso è il segno di uguale inteso come comando. Scritture di questo tipo, anche dall'elementare all'università, 25 più 30 uguale, che magari lo studente legge fa, 25 più 30 fa 55, meno 12 fa 43. Una conferma di questa interpretazione diffusissima e molto, molto lunga, insomma, che prosegue nel tempo, è uno stralcio di una discussione fatta in una classe di terza elementare dove l'insegnante, resasi conto di questo problema, decide di affrontarlo e quindi chiede che cosa significa il segno uguale in matematica e fa con gli allievi una discussione, si dice, una discussione collettiva in classe. Quindi chiede cosa vuol dire essere uguale, quel segno lì in matematica che significa? Una bambina risponde, vuol dire che viene il risultato. Tu per fare l'uguale devi fare prima l'operazione e poi devi fare l'uguale, così ti viene fuori il risultato. Uguale significa avere un risultato in un'operazione, in una moltiplicazione e così. E a questo punto l'insegnante chiede, e se io scrivo 8 uguale 8, va bene? No, devi anche metterci più 0, perché se no non si capisce. Devi metterci anche qualche cosa. Ora uno potrebbe pensare che questo misconcetto sparisce con il passare del tempo e che comunque i suoi danni sono limitati. Invece non è così, perché se un misconcetto non viene sradicato può agire anche in tempi diversi, anche in contesti diversi. Un esempio è Alice, quarta ginnasio, che deve comincia a risolvere delle equazioni e porta di là con una certa disinvoltura. Allora cerco di far capire ad Alice che in realtà quella regola del portare di là ha un fondamento, ha un significato. Probabilmente le dico qualche cosa del tipo se aggiungi la stessa quantità non cambia niente, dove il non cambia niente per me significa non cambia niente rispetto alla relazione. Erano uguali, continuano ad essere uguali. E Alice, che tra l'altro è mia figlia ma ora ha 30 anni, dice non sarò certo io a contestare una regola che tutti accettano. Mi adeguo senz'altro, ma nessuno mi potrà mai convincere che se aggiungo la stessa quantità ai due membri di un'equazione non cambia niente.
Allora, l'allievo interpreta però non solo i singoli insegnamenti, diciamo, dell'insegnante, interpreta veramente tutto. In particolare interpreta i messaggi espliciti e impliciti dell'insegnante, ma anche dei compagni e della famiglia, e in particolare la valutazione. E da questo costruisce convinzioni, diciamo, un po' su tutto, ma in particolare sulla matematica come disciplina, o comunque su una materia come disciplina. Quella che potremmo chiamare la sua visione personale della matematica. Per quanto riguarda appunto la matematica, questa visione è spesso distorta, diremmo epistemologicamente scorretta. Nicola, in terza liceo scientifico, deve risolvere la disequazione meno 7x quadro minore di radice di 7 e comincia ad agire. X quadro maggiore di meno radice di 7 su 7, poi ci ripensa e ricomincia. 7x quadro più radice di 7 maggiore di 0 e poi si ferma, si blocca e non c'è verso che vada avanti. Allora la ragazza che sta interagendo con lui, che è una studentessa di didattica della matematica, gli dice: perché invece di ricordarti cosa devi fare non provi a risolverla da sola? Che l'eterna raccomandazione dell'insegnante di matematica ragiona, no? Solo che per noi ragiona ha un significato, per i ragazzi ha un significato completamente diverso. E Nicola risponde: la matematica è fatta di regole ben precise che vanno seguite, non ci si può inventare nulla. I problemi si risolvono seguendo quelle regole e io ora non mi ricordo come si risolvono le disequazioni. Quindi appunto una visione distorta della matematica in cui i vari perché che richiamano a assiomi, teoremi, definizioni, convenzioni vengono tutti appiattiti nelle regole, regole da applicare, in cui problemi significativi intelligenti spariscono e lasciano il posto a esercizi noiosi, uguali, ripetitivi. In cui il tanto decantato ragionare lascia posto alla necessità di ricordare, perché le regole vanno ricordate, e in cui l'altro decantato riflettere, perché la matematica è una materia in cui bisogna riflettere, in realtà viene sostituita da un agire quasi compulsivo. Appunto, una materia che appare normativa, veramente normativa e addirittura compulsiva, e in cui il successo viene identificato col dare risposte corrette in poco tempo, aggiungo in genere a domande poco significative. Quindi una visione appunto epistemologicamente distorta e molto diffusa, non solo, ma interpretando la propria esperienza scolastica, gli studenti costruiscono un altro tipo di convinzioni estremamente importanti per l'apprendimento, le convinzioni su di sé. E ancora una volta per la matematica queste convinzioni in genere sono estremamente negative. Noi abbiamo e continuiamo a fare una ricerca sull'atteggiamento nei confronti della matematica e sulla sua evoluzione, raccogliendo temi, il tema autobiografico e la matematica. Ne abbiamo raccolti più di 1600 dalle elementari alle superiori e le testimonianze dei ragazzi sono veramente a volte agghiaccianti. Molto spesso già all'elementare si costruisce la convinzione io non sono capace, non sono adeguato e quindi smetto. All'elementare non era una grossa cima in matematica, quindi in terza elementare vidi che non ero brava e chiusi così la mia testa dicendo che questa non faceva per me. Azzurra, già in terza media. Anche questa convinzione è molto diffusa e è naturale la responsabilità dell'insegnamento su questa, come sulla visione distorta della disciplina, peraltro. Un insegnamento che in genere è troppo poco incoraggiante, che valuta la persona piuttosto che il compito e fa fatica a modificare il proprio giudizio sulla persona. Quindi, in definitiva, quello che è molto diffuso rispetto anche a una certa pratica di insegnamento è una visione distorta della matematica, spesso accompagnata da uno scarso senso di autoefficacia, cioè la convinzione di non potercela fare, di non essere adeguati. Naturalmente questi due aspetti interagiscono, perché se ho una visione della matematica fatta tutta di regole, di prodotti da ricordare, è chiaro che non ce la posso fare a ricordarle tutte, quindi è chiaro che non mi sento adeguato. E comunque questi due aspetti generano una percezione di incontrollabilità della matematica. E allora è come stare sulle sabbie mobili e pretendere di saltare o di costruire edifici sulle sabbie mobili. Lo studente, in modo direi assolutamente razionale, lo studente che ha questa percezione, rinuncerà a pensare e quindi o non risponderà affatto in certe situazioni oppure risponderà a caso. Un atteggiamento, ripeto, molto diffuso per quanto riguarda la matematica, che potremmo chiamare di fatalismo e che naturalmente è accompagnato da emozioni molto negative, quelle tipiche associate alla matematica. La noia, ma anche l'ansia, la rabbia, la frustrazione, se non addirittura il panico. E arrivo a qualche conclusione, implicazioni per l'insegnamento.
Beh, naturalmente è necessario promuovere una visione epistemologicamente corretta della matematica, ma perché qui ho parlato della matematica, ma è chiaro che questa riflessione si può fare anche per altre discipline. E soprattutto un'idea diversa di successo, che prima di tutto l'insegnante deve far propria, perché spesso l'idea di successo che arriva ai bambini e ai ragazzi è esattamente l'idea di successo che ha l'insegnante. E in questo il problem solving è una strategia potentissima. Il problem solving inteso come attività di risoluzione di problemi significativi, adeguatamente difficili. Adeguatamente difficili significa che non devono essere troppo difficili, perché devono essere almeno compresi e deve essere possibile esplorare, non necessariamente arrivare ad una conclusione, però adeguatamente difficili, perché se non sono abbastanza difficili allora non stimolano processi di pensiero significativi. Tra l'altro il problem solving ha anche un'altra potenzialità, che porta alla luce eventuali misconcetti e quindi permette di intervenire e di sradicarli, perché proprio in presenza di situazioni nuove che i misconcetti non funzionano più e quindi saltano fuori. Ancora è importante che l'allievo si senta protagonista attivo, questa non è retorica, è proprio uno dei nodi dell'insegnamento. E quindi è importante che sia impegnato in attività matematiche significative di cui deve cogliere il senso però, e che lavori con altri in funzione di uno scopo condiviso, quindi riprendo l'importanza del lavoro collaborativo fra ragazzi, che oltretutto stimola la comunicazione fra pari, quindi il linguaggio, eccetera. E appunto in questo senso il laboratorio è una strategia potentissima. Qui concludo, mi limito solo a giustificare quelle parentesi che avevo messo nuove, perché mentre quando mi è stato chiesto il titolo stavo pensando all'organizzazione di un convegno dedicato a Emma Castelnuovo, di cui l'anno prossimo ricorre il centenario della nascita. E quindi in periodo di rottamazione pensare a nuove come identificativo di qualche cosa di positivo e pensare alle strategie didattiche di Emma Castelnuovo nel 1940, faccio per dire, mi sembrava un po' strano. Però riflettendo col senno di poi, anche in base alle considerazioni fatte, è vero che la ricerca didattica non solo, diciamo, suggerisce nuove strategie, ma anche rispetto a strategie vecchie che funzionano può dire molto, secondo me, perché le fonda su una nuova consapevolezza. Perché la teoria dà una nuova consapevolezza, aiuta a capire perché una strategia funziona e quindi ne favorisce la riproducibilità. Grazie.